noi siamo qui con Mattia Collavo. Mattia, ciao. Come stanno andando queste prove? Ciao a tutti, le prove per adesso stanno andando abbastanza bene, stiamo ancora cercando il setup adatto al tracciato, però per adesso si sta comportando tutto molto bene, grazie. Allora, il tuo modello, spiegaci un pochino come è fatto, cos'è, come si chiama e poi soprattutto quali accorgimenti hai fatto da stamattina per migliorare un po' il setup. Ok, allora questa è un RC, modello versione 8.1, quindi il modello nuovo 2017. Allora, di particolare cos'ha? Che bene o male tutti si trovano bene, nel senso che è una macchina molto facile da sistemare, molto facile da far andare bene, da far andare forte. E come caratteristiche, insomma, diciamo che ha una grande trazione, si guida molto bene, poi sente molto bene le regolazioni di setup. È tutta fatta in alluminio e appunto questa è la versione 2017 che stiamo provando in questo periodo. Poi fra ieri e oggi abbiamo cambiato qualcosina di setup per adattarci un po' alle gomme, alla pista. Abbiamo cambiato soprattutto nel posteriore a livello di barre e di ammortizzatori per cercare di avere un po' più di trazione e stabilità. Ho visto infatti delle barre veramente spesse sul posteriore, ma ti volevo chiedere, c'è qualche particolare accorgimento di questa macchina che la rende differente dalle altre? Qualcosina di veramente innovativo? Di veramente innovativo, io posso dire che si vede che il motore va più forte rispetto ad altre macchinine. Questo soprattutto perché c'è una grande scorrevolezza in qualsiasi caso o situazione, e c'è anche le masse che ruotano sono molto leggere, c'è l'asse del cambio col cambio piccolo. Soprattutto ha una gran trazione, quello sì, si nota subito. Ho visto che ha veramente tutti i banchini in metallo, questo sicuramente va a giovare anche alla vita dei cuscinetti. Sì, anche un'altra cosa da dire, come vita della macchina è veramente infinita, nel senso prima di consumarla ci vuole veramente tanto impegno. E sì. Benissimo. Come motore invece cosa stai usando? Adesso sto usando XRD FT Line, prodotti da Francesco Tironi e Gino Voghera. E siamo un po', come dire, il motore va forte, il motore va bene, siamo un po' in fase di sviluppo, stiamo cercando soprattutto di consumare poco, che già ci stiamo riuscendo perché insomma si consuma abbastanza poco, stiamo tentando di consumare ancora meno per fare un po' i minuti. Però comunque il motore è bello, costante, eroga bene la potenza, è molto bello e facile da guidare. Qual è l'aspetto di questa gara che ti preoccupa di più? Che mi preoccupa? Ah, le qualifiche a punteggio. Perché secondo me la qualifica secca era un po' più bella, perché comunque la qualifica a punteggio, se in una la rompi, nella seconda la sbatti, nella terza spegni, è finito. Su cosa stai cercando di lavorare? Cosa vuoi ottenere per migliorare ancora di più il tuo modello? Devo trovare un po' di facilità di guida, però per il resto sono a posto. Va bene, sei stato gentilissimo. Noi ti ringraziamo e ti invitiamo poi dopo nei giorni seguenti per dirci come sta andando. Grazie, grazie Mattia. Grazie, ciao.